siamo qua a questo appuntamento che abbiamo provato a costruire con due obiettivi, quello di affrontare il tema del lavoro, il senso di questo incontro per dare l'assist al sindaco è un rilancio, cioè la nostra organizzazione tende a riconoscersi, impegno di un rilancio dopo questo lungo periodo di pandemia. Cultura, tradizioni, clima, cibo, siamo invidiati in tutto il mondo. E la domanda è, e perché siamo così poveri? Com'è possibile che questa terra con queste ricchezze sia così povera? E torna a suonare quella famosa espressione, forse la politica, forse, non da sola, qualcuno l'ha detto, certamente, la politica è portata da qualcuno, questo è evidente, non c'è un'imposizione. Però c'è questo tipo di problema. Oggi lavorare significa essere liberi. Essere liberi significa riuscire a sostenere l'importante aspetto della democrazia e della partecipazione pubblica di tutti gli esseri umani, perché soltanto se un uomo è veramente libero, lo è anche dal punto di vista economico, poi può anche assumere delle scelte che siano provenienti insomma da quella che è la propria condizione, da quelli che sono i propri valori. Per cui è chiaro che si tratta di un tema che è molto importante approfondire e che investe noi della politica ad un maggiore sforzo, ad una maggiore attenzione, se vogliamo veramente dare quel qualcosa in più affinché riusciamo a creare nei territori le condizioni affinché poi possa crescere il lavoro. È anche importante che chiesa, politica, chiesa, istituzioni locali, religiose, associazionismo, oggi vadano nella stessa direzione per capire quali sono i bisogni del territorio, per capire perché al giovane, parlando di aree interne, perché deve restare qui, e il giovane oggi vuole restare qui, quindi dico, lavoriamo tutti insieme per creare sviluppo e per far sì che i nostri giovani restino e soprattutto trasmettiamo ai nostri giovani quei valori che purtroppo in questi ultimi tempi non siamo stati capaci di trasmettere. La celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Movimento Cristiano Lavoratori invita a ritornare al valore etico del lavoro, che trova anche corrispondenza ai valori umani e cristiani che il Vangelo ci consegna. Il lavoro deve essere uno strumento per promuovere sia la persona ma anche il bene comune, finalizzato ad una convivenza pacifica. Penso che un lavoro veramente solidale, fondato su principi di umanità ed etici, deve garantire la possibilità di vivere a tutti e dare la possibilità anche di esprimersi secondo le proprie capacità, le proprie attitudini. La Chiesa in tal senso cosa può fare? Ma la Chiesa ha un compito importante, innanzitutto la formazione. Formarsi al lavoro che ha come principio fondamentale la persona e la sua dignità, il rispetto della persona e la dignità. Formare anche al lavoro come impegno per costruire il bene comune e quindi chi lavora sa che partecipa e dà un contributo per la crescita della società e di tutte le persone. E poi è il compito anche di educare alla solidarietà, perché attraverso la solidarietà insieme si affrontano le difficoltà. Se venisse meno la solidarietà, assistiamo a una disumanizzazione che impoverisce non solo datore di lavoro ma anche i lavoratori. Come diceva Fortunato prima, il distretto del lavoro in provincia di Messina, sicuramente l'area a noi più vicina, che è quella del Pattese, negli ultimi periodi, negli ultimi decenni, si è indebolito fortemente, sommando criticità su criticità, debolezze su debolezze. Noi sindaci sappiamo quanto difficile è ricevere le persone con la disperazione stampata nel volto. Io ho imparato in questi 14 mesi di sindacatura, come è stato detto 14 mesi fa, che esistono due tipologie di sindaci. I sindaci innamorati della propria città e i sindaci interessati alla propria città. Oltre a condividere con voi questi valori, perché come dicevo prima, quando si è innamorati della sua città e voi o non voi si è comunque ispirati da alcuni valori che sono di riferimento, che sono i valori della mutualità, i valori del disinteresse personale, i valori dell'interesse verso gli altri, della sussidiarietà,
della solidarietà, in questo momento di grande difficoltà e incertezza, per noi sindaci anche una parola di conforto e la grande capacità di ascolto diventa una soluzione per affrontare anche i problemi del lavoro, perché la gente ha anche il bisogno di essere ascoltata e di essere confortata, perché le difficoltà sono all'ordine del giorno. È importante riprendere il tema del lavoro su questo territorio difficile, dopo la pandemia, con uno stato di crisi profonda che la nostra Sicilia sta vivendo. Penso che noi dobbiamo lavorare, e questo è l'impegno che abbiamo assunto oggi a questo appuntamento, sulla una dimensione culturale, recuperando una visione nuova di un'economia integrale, così come ci invita a guardare Papa Francesco, un'economia che guarda all'ambiente, al territorio e al Mediterraneo. E su questo avere la capacità anche di saper utilizzare al meglio le risorse disponibili in questo momento, e assieme ai sindaci e a una porzione di parlamentari stiamo mettendo in campo una struttura sul territorio, nella diocesi, che avrà sede tra Patti e Sant'Agata del Militello, che possa essere in grado di intercettare risorse, di programmare risorse, di orientare queste risorse, di costruire anche intorno ad esse un sistema di imprese e di cooperative idonee a costruire una prospettiva di lavoro sul territorio. Il lavoro deve essere inteso, non deve essere inteso solo come un'opportunità economica, ma anche come un'opportunità sociale? Assolutamente sì, il nostro territorio ha bisogno di questo, ha bisogno di questa rete sociale molto forte che viene costruita intorno al lavoro, un lavoro che va costruito intorno alla persona, prima che finalizzato a un semplice guadagno, ma che deve costruire quella rete di solidarietà e di crescita sociale fondamentale per il nostro territorio.